politica. Questo perché in fin dei conti nella miseria della filosofia tutta quanta la critica a Proudhon è né più né meno che la contrapposizione di una concezione dialettica a una concezione non dialettica della storia. È tutto qua. Una volta capito questo, il libro è tutto quanto capito. Non ho sentito la seconda parola. La contrapposizione con dialettica, una concezione non dialettica della storia. Ed è molto importante appunto sottolineare con forza questo elemento. Marx è un filosofo della storia. In quanto filosofo della storia, ovviamente è legato a una filosofia in generale, a una concezione filosofica in generale, che in Marx non appare mai in modo esplicito. Il suo lavoro è tutto concentrato nell'analisi storica e prevalentemente nell'analisi storica della società presente. Però questa analisi ha un supporto teorico generale che è la concezione filosofica dialettica. Ora, in buona sostanza, dico dalla morte di Marx, si sono avuti tutta una serie di tentativi di mettere in evidenza la filosofia di Marx, quella implicita nelle sue opere. E certamente non ci si è riusciti per una ragione semplice, che la filosofia implicita nel discorso di Marx già era stata scritta, ed era già stata scritta da Hegel. Per cui quello che c'era da mettere in evidenza era già messo in evidenza, però aveva l'aspetto scomodo del pensiero hegeliano. Perché scomodo? Scomodo perché nel movimento comunista, sulla base di una serie di circostanze, insomma, si andò imponendo la tesi per cui il marxismo rappresentava una rottura nella storia della filosofia, l'inizio di una pagina nuova. Allora a questo punto dovrei scoprire che la filosofia di Marx e la filosofia di Hegel era la smentita esattamente di questo. Siccome questa tesi era la tesi di Stalin e di Zhdanov, non era consigliabile smentirla. Ci ha provato Lukács e facendo un lavoro anche tattico con il giovane Hegel, per esempio, con la distruzione della ragione, però Osh. Almeno con qualche libro nel cinema e filosofia, per esempio, no? Ma il problema fondamentale, la difficoltà fondamentale è questa, che se si riconosce che la filosofia sottesa di Marx è la filosofia di Hegel, allora vengono messe in questione una serie di faccende. Primo, la tradizionale distinzione tra materialismo e idealismo. Secondo, l'interpretazione speculativa di Hegel. Terzo, e questo è il fatto radicale, la funzione è, si dice così, storico universale della classe operaia, cioè quando noi diciamo il socialismo come alternativa di civiltà e quando sottolineiamo che il salto da proletariato a classe operaia è un effettivo salto, è un cambiamento radicale, quello che in sostanza diciamo è che se il comunismo rappresenta una nuova fase della storia, indubbiamente eredita tutta la tradizione progressiva della storia. Ora voi capite bene che questo discorso, fatto per esempio negli anni 30 dell'Unione Sovietica, significa che noi comunisti ereditiamo per esempio la libertà di pensiero, vada a dire nella Russia degli anni 30, che non durava. Ah, boh.
Non solo, ma questo discorso ovviamente entra in contraddizione con l'esistenza dei due mondi, quello socialista e quello comunista, quello socialista e quello capitalista, perché il mondo socialista andò costruendosi un'ideologia di questo genere. Nel mondo capitalistico le cose si svolgono secondo certe leggi, da noi invece in altre leggi. La realtà è che tutti i due mondi facevano parte di uno stesso mercato mondiale. E che quindi c'era una mistificazione al fondo. Ci sono delle cose molto interessanti qui, nelle ultime parti del libro di Holmes, appunto sulla Unione Sovietica dal 20° congresso in poi, nel senso di questa mistificazione di un'Unione Sovietica che dà sempre di più a incastrarsi dentro il mercato mondiale capitalistico nello stesso momento in cui fa finta di no. Ora, per vedere questi aspetti di fondo della dialettica, noi dovremmo partire da una prima considerazione, e cioè una distinzione plausibile tra funzione scientifica e funzione filosofica. Dico tra funzione scientifica e funzione filosofica e non tra scienziato e filosofo, perché ovviamente possono del tutto coincidere le due figure, non solo per la ragione banale che un Einstein può essere un fisico e un filosofo, ma nel senso che il lavoro del filosofo può essere qualcosa che nasce dall'interno stesso della pratica scientifica e che quindi non abbia bisogno di cristallizzarsi in attività diverse. Storicamente a volte sono state proprio attività istituzionalmente diverse, non è detto che debba necessariamente essere così. Quindi diciamo funzione scientifica e funzione filosofica. Ovviamente quando dico funzione scientifica intendo scientifica nel senso nostro attuale, cioè di scienza particolare, di singola scienza, la fisica, la chimica, quello che sia. Perché noi sappiamo che esiste una lunghissima tradizione culturale, che arriva sicuramente fino all'Ottocento, in cui scientifico non coincide con scienza particolare, ma coincide esattamente con metafisico, filosofico, speculativo, cioè scientifico come il momento sommo della costruzione del sistema razionale, quindi scientifico come sinonimo di sistematico razionale. E in questa accezione non novecentesca di scientifico, è chiaro che scientifico riguarda tutti quegli ambiti in cui interviene la ragione, quindi anche l'ambito morale. Ora, se noi partiamo invece dall'accezione contemporanea di scientifico come scienza particolare, allora, noi possiamo immaginare, no, una situazione quanto mai ovvia in sede scientifica, poniamo che esista una classe di fenomeni che va studiata e che la scienza di un'epoca data elabori un'ipotesi di spiegazione di quei fenomeni. Per semplicità chiamiamo questa ipotesi L, cioè legge scientifica. L si propone come ipotesi di spiegazione di un campo di fenomeni F. Che cosa